Come ogni anno da qualche tempo a questa parte, a Breno, nel pomeriggio del giorno dell'Immacolata, si taglia il Bre, formaggio prodotto esclusivamente nelle malghe estive brenesi, dove le bovine al pascolo si cibano delle erbe e dei fiori dei pascoli alti, dai 1500 ai 2200 metri di quota. La tradizione anche quest'anno è stata rispettata e Piazza Sant'Antonio con la storica chiesa sono diventati il luogo ideale dove i brenesi, gli ospiti, i produttori si sono dati appuntamento per l'attesa cerimonia. Il Bre è un formaggio stagionato come altri, come il Silter, come il Bagossa. Ha una caratteristica fondamentale che negli anni poi abbiamo cercato sempre di accentuare per proprio caratterizzarlo. Cioè è un formaggio che pur essendo molto saporito è comunque dolce e piacevole, non salato, non pizzica, quindi non è saporito ma non troppo forte. Ospite d'onore Elena Ballerini, che in questi giorni sta conducendo da Breno la trasmissione Mezzogiorno in famiglia, dove la cittadina sta ottenendo un ottimo successo. Soltanto brenese, però io spero che possa essere un prodotto che venga divulgato in tutta Italia perché ha delle caratteristiche peculiari che potrebbero portare a un grande successo. Perché mangiarlo solo a Breno? Sarebbe bello mangiarlo dappertutto, in tutta la penisola. È un buonissimo prodotto. Soddisfatto per questo Bre del 2016 presentato a Sera dell'Immacolata del 2017? Contentissimo, veramente un formaggio alla grande, proprio morbido, un sapore delicato e un profumo buono, buono, Ogni anno migliora dunque. buono. Sì, è il quinto anno e ogni anno abbiamo migliorato, anche i casari sono diventati bravissimi. Dopo anche la stagionatura in grotta, anche lì c'è. Vuol dire una marcia in più. Il miglior Bre 2016 è stato giudicato quello dell'azienda agricola Martino Furloni, che da anni è in vetta ai risultati di un Bre eccellente, frutto di antichi segreti e moderne tecnologie. Andare a integrare la tecnologia con la tradizione, cioè apportare le migliorie che sono state portate dalla scienza alla tradizione della lavorazione dei formaggi che era già presente nella nostra zona. Penso che il segreto comunque sia il segreto di qualsiasi lavoro ben fatto, e sia l'ingrediente segreto che tutti i migliori usano, che è sempre il cuore. Dopo il taglio, la degustazione aperta al pubblico è sottolineata dal pedale continuo di ottimi vini Camuni. Ora il Bre è disponibile presso le gastronomie di Breno e presso l'associazione che lo promuove e sostiene.